Nel corso dell'anno abbiamo messo in atto molti strumenti, anche diciamo di supporto economico. Abbiamo ancora molti disciplinari aperti, un disciplinare per la ripartenza in sicurezza. Oltre ai tradizionali strumenti, quelli di sanificazione, l'acquisto di macchinari per sanificazione, abbiamo previsto l'ammissibilità a contributo proprio anche interventi strutturali che possano in qualche modo consentire un'organizzazione del lavoro che tuteli i dipendenti. Abbiamo poi cercato di puntare anche sull'internazionalizzazione delle nostre imprese e abbiamo un disciplinare ad hoc in cui è previsto, per esempio, l'aspetto anche molto legato anche al digitale. Ancora abbiamo un disciplinare mirato all'aspetto agricolo, all'agricoltura, sulla filiera corta. Un altro aspetto su cui ci siamo concentrati è la parte delle società cooperative per la riqualificazione e anche per il consolidamento patrimoniale. E ultimo, un disciplinare relativo alle mostre e fiere. Io inviterei tutti i soggetti, diciamo, interessati proprio a prenderne visione. Noi siamo aperti, siamo operativi, è tutto sul nostro sito internet. Abbiamo una modulistica estremamente intuitiva, senza alcuna, diciamo, produzione documentale, tutta questa certificazione. Le attività formative del PID Firenze proseguono mercoledì 2 dicembre con un nuovo appuntamento online su eventi virtuali, opportunità e criticità con Meet, Zoom, Skype, Stream, Yard. Due nuovi appuntamenti formativi online sull'ambiente. Giovedì 3 dicembre dalle 9 alle 13 si parlerà delle modifiche al testo unico ambientale alla luce delle recenti novità introdotte dal DL 116-2020. Venerdì 4 dicembre dalle 9 alle 13 approfondimento su rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, casi pratici e strumenti telematici. Due nuovi appuntamenti formativi online sull'ambiente. Giovedì 3 dicembre dalle 9 alle 13 si parlerà delle modifiche al testo unico ambientale alla luce delle recenti novità introdotte dal decreto legislativo 116-2020. Venerdì 4 dicembre dalle 9 alle 13 approfondimento su rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, casi pratici e strumenti telematici.